Ciao! Oggi vi racconto come realizzare l'aceto di mele fatto in casa. È semplicissimo. Per prima cosa dovete procurarvi delle mele che non siano state trattate, devono essere biologiche. Mele raccolte portiamole a casa e le laviamo per bene. In seguito andremo a sbucciare le mele. La polpa la potete utilizzare per fare una crostata, una torta di mele, quello che preferite. Vi ricordo che sul sito trovate tante ricette con la polpa delle mele. Qui utilizzeremo gli scarti. L'aceto di mele può anche essere fatto con le mele intere, però siccome questa è una ricetta antica, della tradizione contadina, qui approfitteremo proprio gli scarti perché una volta non si buttava niente. Prendiamo i nostri scarti di mele e li laviamo per bene. Adesso non dobbiamo fare altro che metterli all'interno di un contenitore di vetro, mi raccomando, evitate altri materiali, e ricoprirle con dell'acqua. In questo caso sto utilizzando 1 kg di scarti di mele, sia i torsoli che le bucce. E li vado a coprire con 1,5 litri d'acqua. A questo punto o mettete sopra un peso perché le mele vanno su, oppure dovete mescolare tutti i giorni, che è come ho fatto io. Coprite il barattolo con una carta assorbente da cucina e un elastico. Una volta fatto questo, avvolgete il barattolo con la carta stagnola e riponetelo in un luogo al riparo della luce e che sia un po' caldino, più o meno sui 20-25 gradi. Ricordatevi che siccome me non avete messo nessun peso sopra, dovete mescolare questo liquido per almeno una settimana. Vedrete che già al primo giorno si formerà una sorta di schiuma sopra, mentre il quinto giorno la schiuma sarà ancora maggiore. Mescolate una volta al giorno e mettetelo da parte. Dopo più o meno 15-20 giorni vedrete che le mele scenderanno tutte giù, mentre all'inizio saranno tutte su e formeranno un sacco di schiuma perché iniziano appunto a fermentare. Trascorso i 20 giorni di macerazione, assaggiate, se vi sembra già buono potete filtrarlo. Io l'ho assaggiato e non era ancora pronto, quindi ho lasciato in infusione il tutto per altri 20 giorni. Nel mio caso, dopo 40 giorni, l'aceto era pronto, era di mio gradimento. A questo punto non ci resta che filtrare il tutto e imbottigliare l'aceto. L'aceto di mele è pronto, lo potete utilizzare per condire le insalate, ma anche, se non sapete, per rendere più soffici le vostre torte. Mettete all'interno dell'impasto un cucchiaio d'aceto di mele e vedrete che saranno sofficissimi e vi assicuro non si sente il gusto dell'aceto una volta che la torta è cotta. Questo aceto di mele è perfetto per tutti gli usi dell'aceto che comprate, però questo qui ha il vantaggio di essere biologico, è molto più buono. L'unica cosa, vi sconsiglio di utilizzarlo per fare i sottaceti, perché non abbiamo modo di misurare in casa l'acidità del nostro aceto. Per quanto riguarda il resto, lo potete utilizzare benissimo come utilizzate l'aceto quello comprato, è veramente buonissimo. Ragazzi, provate a farlo e fatemi sapere se vi è piaciuto. È veramente super semplice e io ve lo straconsiglio perché è buonissimo. Questo è tutto, ci rivediamo prestissimo, sempre qui su Ricette di Gabri. Ciao ciao!